Buongiorno. Il fatidico primo giorno di scuola è arrivato. Il sindaco Mattia Palazzi insieme all'assessore Pavesi ha fatto visita ai bambini della scuola Tazzoli. Bambini e ragazzi si rivedono tra i banchi dopo tanti mesi e ora tra mille incognite varcheranno ogni mattina la porta di istituti rinnovati, dotati di nuovi protocolli di sicurezza, con banchi nuovi e ben separati l'uno dall'altro e spazi che saranno regolarmente igienizzati. Prima di andare a scuola agli studenti dovrà essere misurata la temperatura, che non deve superare i 37 gradi e mezzo, e dai 6 anni in su avranno l'obbligo di mascherina nel tragitto da casa a scuola e negli spazi comuni. Sì, sto girando insieme all'assessore Pavesi tante scuole questa mattina per renderci conto innanzitutto delle difficoltà di un inizio diverso da quello degli altri anni, per ringraziare le maestre e il personale docente per il loro impegno, per vedere anche tutti i lavori che abbiamo fatto, penso qui alla Tazzoli, il rifacimento del tetto, della facciata, per rendere la scuola non solo più sicura, norme sismiche, ma anche più bella. Poi la responsabile della scuola ci ha detto anche alcuni progetti che vorrebbe portare avanti per renderla ancora più bella all'interno e certamente saremo fianco a fianco per farlo. Questa è una di quelle scuole fondamentali in un'area della città, quella nord, dove Cittadella, con l'aperto, i quartieri qua attorno hanno assolutamente bisogno che sulla Tazzoli si investa sempre di più. Noi abbiamo iniziato a fare 500.000 euro per i lavori che abbiamo fatto, ma insomma proveremo anche a sistemare meglio il cortile, l'esterno. Bisogna renderla sempre più bella per essere sempre più vissuta, per garantire così il numero degli iscritti e delle classi. Il primo giorno di scuola è speciale per tutti, quest'anno forse ancora di più, e lo sarà anche per molti insegnanti e per tutti coloro che lavorano in questo settore. Sì, quest'anno diciamo che siamo tutti remigini, perché davvero è stato un primo giorno importantissimo. Stiamo facendo il giro delle scuole, stiamo trovando una grandissima collaborazione tra famiglie, genitori, insegnanti e anche i bambini. Sono veramente tutti molto bravi, molto diligenti, per cui speriamo che seguire tutte le regole ci porti a poter continuare quest'anno scolastico con tranquillità.